Ma siamo qui una delegazione nutrita, soprattutto di allevatori, perché il problema è che si stanno chiudendo le stalle, non solo quelle da latte ma anche quelle da carne, frutto di una miopia politica retta anche su situazioni delinquenziali, perché certo c'è qualcosa dietro il fatto che appena un prezzo come quello del latte aveva raggiunto, diciamo, la parità dei costi di produzione, subito c'è stato un abbattimento del 20% per l'incremento di importazioni, così è avvenuto con la carne bovina, così è avvenuto con la carne suina, così è avvenuto per gli avicunicoli, soprattutto i conigli. Noi non ci stiamo più, non possiamo reggere i prezzi dei costi italiani per poi dover svendere a prezzi cinesi. Dietro c'è di tutto, c'è la burocrazia imperante, ma c'è anche, come è stato dimostrato da Coldiretti un mese fa a Roma, c'è anche una contraffazione in mano alla malavita. Noi non ci stiamo più, questa è la prima di una dimostrazione che andrà avanti in questi mesi, perché a 3 mesi dell'Expo corriamo il rischio che le aziende nostre spariscano e l'agroindustria vada a riempire i padiglioni dell'Expo. Chiediamo che ci sia controllo su quello che entra, certificazione di tutti i prodotti, da dove vengono, chi li produce, e chiediamo alla grande distribuzione di avere attenzione per il prodotto italiano. Questo si può fare anche se la politica rimette nelle tasche dell'italiano medio, dell'italiano che oggi è povero, qualcosa da poter spendere per acquistare prodotti di qualità e non fuggire sui prodotti che non hanno qualità, non hanno marchio e non sono sicuri. Noi continueremo a lavorare perché possa essere messa su tutti i prodotti lattiero-caseari l'indicazione d'origine della materia prima. Questa è per noi una grande battaglia, una battaglia che faremo a tutti i costi. Oltre a questo cercheremo di mettere in trasparenza tutte quante le importazioni di prodotti lattiero-caseari dall'estero, perché sono la vera nostra spina nel fianco, la spina nel fianco di tante imprese. È una mobilitazione giusta per sensibilizzare i cittadini. Dovrebbe essere ripreso quel progetto che io ho lasciato dal ministro nel 2010, che prevede l'origine obbligatoria in etichetta, visto e considerato che l'Italia è produttore di circa 110 milioni di quintali di latte e ne importiamo 80 milioni. Ancora oggi i cittadini italiani, nel consumare ad esempio il latte a lunga conservazione, non sanno che solo un cartone su 4 è italiano. Quindi dobbiamo mettere nelle condizioni il consumatore di conoscere l'origine, visto e considerato che origine del prodotto certificata significa salute. I nostri allevatori oggi... Cosa possono fare le istituzioni per questo comparto in forte crisi? Intanto smetterla di fare soltanto propaganda. La propaganda non risolve i problemi, la politica invece deve individuare i problemi e trovare delle soluzioni veloci. La politica può e deve in questo momento difendere il latte, difendere i nostri produttori, soprattutto in Europa, e ci deve essere un coordinamento forte tra governo, regione e i nostri europarlamentari. In particolare però bisogna dire basta ad una burocrazia soffocante, basta a queste regole che stanno uccidendo i nostri imprenditori e stanno impedendo loro di investire, di continuare ad investire anche in questo settore. Assessore Lella, anche lei qua a Venezia, per testimoniare che cosa? La solidarietà e la vicinanza dei cittadini veronesi del Veneto nei confronti dell'agricoltore e coltivatore, in particolar modo del Veneto, che stanno subendo, secondo il mio punto di vista, un torto a livello mercato nazionale e internazionale, ciò che non si meritano, visto i sacrifici che fanno per produrre e dare un prodotto italiano ai cittadini italiani. Che cosa possono fare le istituzioni? Le istituzioni potrebbero collaborare in particolar modo nel controllo dell'importazione, che arriva tutto ciò che arriva dall'estero che non è italiano, e non è giusto degradare un prodotto nostrano che viene fatto in Italia per dare una giusta dimensione, un giusto gusto a quello che produce l'Italia.